Grazie Presidente, buongiorno a tutti gli onorevoli deputati presenti e coloro che sono collegati da remoto. Come sapete, noi rappresentiamo gli agenti immobiliari professionali italiani e quindi siamo coloro che tutti i giorni sono a contatto con i cittadini in uno dei momenti più delicati della loro vita, che è l'acquisto della proprietà immobiliare, e riscontriamo tutta una serie di criticità appunto a livello edilizio urbanistico che è nell'intento appunto del provvedimento riuscire a riallineare. Ed è quello che ci porta ad avere un giudizio, ad esprimere un giudizio positivo sul provvedimento già come testo di base, anche perché nel testo sono recepite alcune delle nostre proposte che abbiamo presentato al tavolo presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ovviamente sapete ha l'obiettivo della definizione di un piano nazionale sulla casa, che a sua volta ha come priorità la finalità di aumentare l'offerta abitativa, visto la carenza di case, soprattutto nelle grandi città. Questo porta, come sappiamo, anche all'aumento dei prezzi e dei canoni di locazione, rendendo più faticoso l'accesso alla casa. Quindi esprimiamo appunto un giudizio positivo, una misura di buon senso. Chiaramente ieri abbiamo presentato una memoria con alcune proposte dettagliate. Mi limiterò solo a citare tre punti con tre raccomandazioni finali. Il primo riguarda le tolleranze. Secondo noi, in riferimento alle tolleranze costruttive ed esecutive, va espunto dal testo il riferimento temporale del 24 maggio 2024, perché secondo noi questo limite temporale è ingiustificato, crea disparità di trattamento e soprattutto eliminare il limite temporale consentirebbe di ripristinare la finalità originaria delle tolleranze, che è ovviamente inerente agli errori costruttivi e sui quali credo siamo tutti sicuri e certi che ci sia un legittimo affidamento del privato. Sempre per quanto riguarda le tolleranze, e mi riferisco a quelle costruttive, dove qui c'è stata una nostra proposta, quella di renderle inversamente proporzionali alle dimensioni dell'immobile. Mi raccomando, teniamole ferme alle dimensioni dell'immobile, non all'epoca della realizzazione dell'intervento. Ecco, secondo noi va introdotta un'ulteriore soglia del 6% per le unità immobiliari fino a 60 metri. Rimanendo da 60 a 100 il 5% e poi tutte le altre soglie previste. Perché introdurre un'ulteriore soglia del 6% fino a 60 metri? Perché oltre il 50% delle compravendite immobiliari riguardano piccoli appartamenti entro i 60 metri. Mi riferisco ai noti bilocali e trilocali che, come immagino sappiate tutti, a seguito del fatto che le persone sono sempre più da sole, separazioni, single, persone che non fanno o non possono avere figli, piuttosto che anziani, c'è l'andamento demografico in calo, piuttosto che i costi energetici e l'inflazione che portano ad avere dimensioni più ridotte. Quindi il 5% di 50 metri non è il 5% di 90-100 metri. Quindi è facile raggiungere la soglia del 5% entro i 60 metri. Quindi questa è la nostra proposta. Secondo punto in riferimento alle parziali difformità, in riferimento alle varianti, ai titoli edilizi ante 77, quindi prima della legge Bucalossi numero 10-77, sapete che le varianti non erano previste. Quindi secondo noi questo tipo di interventi devono essere assolutamente parificati alle tolleranze costruttive ed esecutive, quindi non essere considerate delle violazioni edilizie, ma deve essere sufficiente ai fini dell'attestazione dello stato legittimo la dichiarazione di un tecnico abilitato e quindi non essere soggetto a un procedimento idoneo atto a verificare il titolo abilitativo, e anche in riferimento alla costituzione o trasferimento di un diritto reale sull'immobile deve essere sufficiente la dichiarazione asseverata del tecnico, ovviamente allegata all'atto notarile. Terzo punto, cambi di destinazione d'uso. Ecco, questa è un'altra proposta della nostra federazione, di agevolarli questi cambi d'uso. Perché? Soprattutto tra categorie omogenee, da uffici / studi professionali in abitazioni. Perché la politica stessa, i media, tutti gli stakeholder, a noi, associazione di agenti immobiliari, ci chiedono molto convintamente come risolvere la questione della carenza dell'offerta abitativa, soprattutto nelle grandi città, quelle a forte vocazione turistica, universitaria, lavorativa. Questa è una risposta concreta, veloce, tempestiva, quella appunto di agevolare in particolare da uffici in abitazione, perché gli uffici hanno già le caratteristiche delle abitazioni per luminosità, razionalità, tipologia, impiantistica, sono pronti. In più, con lo sviluppo dello smart working dopo la pandemia, abbiamo una marea di uffici vuoti che impattano anche negativamente sul decoro urbano. Quindi riteniamo che, e arrivo alle due proposte, che i cambi d'uso senza opere devono sempre essere ammessi anche in deroga alle prescrizioni e o strumenti urbanistici comunali, altrimenti si andrebbe a vanificare quello che è l'intento della norma, che è quella di agevolarli, queste trasformazioni, questi cambi di destinazione d'uso.
Secondariamente, i cambi d'uso senza opere devono essere agevolati unitamente ai cambi d'uso con opere, perché ciò che influisce non è l'intervento edilizio, ma è la funzione, la destinazione. Cioè, se siamo tutti d'accordo che agevolare i cambi d'uso da uffici in abitazione è importante per aumentare l'offerta delle case e quindi calmierare i prezzi e rendere più facile l'accesso alla casa, allora se c'è da erigere un muro piuttosto che abbatterlo per trasformare un ufficio in abitazione, consentiamolo. Magari circoscriviamo le opere che sono consentite. Ultima cosa sulle categorie non omogenee. Secondo noi vanno facilitati i cambi d'uso anche degli immobili rurali in abitazioni, ovviamente a certe condizioni. Secondo noi una condizione deve essere relativa a quei fabbricati rurali nelle immediate vicinanze della casa colonica principale. Facciamo l'esempio classico del fienile, che è vicino alla casa colonica. Questo comporterebbe non solo un aumento dell'offerta abitativa, ovviamente diciamo che è uno degli obiettivi, ma anche andando a, ed è questa sarebbe l'altra condizione, deve essere ristrutturato questo fienile e o demolito e ricostruito secondo i dettami delle case green. Quindi si andrebbe a valorizzare immobili in campagna, spesso penalizzati da una serie di fattori, tra cui la distanza dei servizi, riqualificandoli, quindi anche ottica della transizione e della rigenerazione immobiliare, e si andrebbe anche a soddisfare un'esigenza sociale, perché molti di queste situazioni, cioè fienile e casa colonica, sono i figli coi genitori, quindi si andrebbe anche ad aiutare da una parte i figli nella gestione dei nipoti grazie ai genitori presenti e dall'altra parte gli stessi figli possono accudire i genitori anziani. Chiudo con le tre raccomandazioni sinteticamente. Prima raccomandazione, silenzio assenso. Questa misura, secondo noi, del silenzio assenso è uno dei provvedimenti più incisivi di questo provvedimento. Quindi la raccomandazione è di non cedere alle richieste di allungamento dei termini o addirittura di eliminazione della misura, perché la certezza delle risposte da parte della pubblica amministrazione è una risorsa fondamentale per il mercato e per l'economia, ma per tutte le attività anche operative e professionali di tutti noi. Seconda raccomandazione riguarda i cambi d'uso in abitazioni. Ho sentito da alcune realtà proporre di condizionare questi cambi d'uso in abitazione al divieto per i proprietari di affittare per periodi brevi. Qualcuno li chiama B&B o affitti turistici, erroneamente, perché un discorso è la locazione breve. Un discorso è B&B, guest house, affittacamere, che sono attività imprenditoriali, attività ricettive. Invece, secondo noi, i temi della gentrificazione, emergenza abitativa, overturismo e spopolamento dei centri storici, che sono problemi reali, esistenti, non vanno affrontati in questa maniera, mettendo limiti o vincoli al diritto, in teoria costituzionalmente garantito, del proprietario di affittare liberamente il proprio immobile, spesso acquistato con i risparmi accumulati in anni di sacrifici, ma l'approccio deve essere capire, comprendere quelle che sono le ragioni che spingono il proprietario ad affittare per periodi brevi anziché per periodi lunghi, e mettere in campo strumenti tecnico-urbanistici o di incentivazione fiscale per stimolare, non obbligare, il proprietario ad affittare per periodi lunghi. L'ultima raccomandazione è quella di, secondo noi, c'è una necessità, ai fini dell'abitabilità, di ridurre i parametri in relazione alle altezze minime e alle superfici minime degli ambienti per andare a riallineare tutta quella serie di situazioni, cantine seminterrate, che in realtà sono delle tavernette meravigliose, piuttosto che soffitte mansarde, che in realtà sono degli studio, delle camere da letto luminose, vivibili assolutamente. Questo andrebbe non solo, come dicevo, a riallineare tutta questa serie di situazioni, ma andrebbe soprattutto ad valorizzare il patrimonio immobiliare italiano. Grazie, sono a disposizione. Grazie a lei, Presidente. Allora, cercherò di essere sintetico. È chiaro come prima che ci ha colpito, già piazzato un immobile, mi sembra. Dunque, per quanto riguarda l'onorevole, sicuramente quello che dice lo è lo stato reale, cioè il fatto che queste regole ci siano già della possibilità di fare i cambi d'uso è verissimo. Infatti quello che diciamo noi è semplicemente agevolarli, renderli più veloci, snelli e dinamici, perché quello che serve oggi alle persone, ai cittadini, è la velocità, la dinamicità, la tempestività, ovviamente nella legalità, ma questo è quello che secondo noi serve. Sul silenzio assenso, verissimo che c'è una penuria di personale, però se è vero che andiamo nell'ottica della digitalizzazione, questo è uno dei punti del PNRR, oltre al fatto che non può, come dire, andare a carico della comunità, dei cittadini, il fatto che ci sia una mancanza di personale pubblico. Cioè il cittadino ha bisogno di risposte certe in tempi certi, ma questo, diciamo, è quello che tutti noi, se ci mettiamo dalla parte di chi compra o vende casa e che vuole farlo in maniera sicura e veloce, ecco, non può essere un problema pubblico ricadere sul privato. Per quanto riguarda le domande sul piano terra, noi siamo d'accordo su tutto ciò che porti, ovviamente,
nella legalità massima, opportunità di rendere flessibile sia i cambi da negozi, uffici e soprattutto in abitazione, perché il grande tema che noi riscontriamo è proprio la mancanza di case, soprattutto in certe città. Ovviamente case vivibili, non parliamo di case che vengono giù, case vivibili, nell'ottica anche di riqualificarle. Per quanto riguarda il tema invece cioè le criticità che riscontriamo più quotidianamente, sono proprio quelle legate al fatto che è praticamente impossibile intercettare le piccole difformità edilizie urbanistiche. È molto complicato perché negli archivi spesso non si trovano i titoli originari, e questo provvedimento consentirebbe di utilizzare l'ultimo titolo relativo, anche questo in sanatoria, e quindi sblocca la situazione a livello di vendibilità, di commerciabilità regolare, non di commerciabilità, perché questo era già commerciabile prima, ma nella legalità totale dal punto di vista edilizio urbanistico. E quando si intercettano le difformità, il problema è sanarle, perché molte soluzioni oggi non sono previste, e questo provvedimento consentirebbe di, in tempi brevi, di riuscire a sanare i provvedimenti. Ecco perché renderà le vendite più sicure e veloci. Poi, ovviamente, e chiudo veramente, c'è il tema che la riforma organica, anche noi siamo d'accordo che vada attuato un approccio, ma questo è un primo passo concreto, di una riforma organica del sistema edilizio e urbanistico con norme chiare e uniformi, perché in questo modo sicuramente si avrà un impatto duraturo positivo per il settore edilizio e per il mercato immobiliare. Grazie.